Il presente e il futuro della meteorologia, il tema del seminario organizzato da CETEMS, il centro di eccellenza in telerilevamento e modellistica previsionale di eventi severi dell'Università dell'Aquila, tema di grandissima attualità in un momento di grandi cambiamenti climatici, compreso lo scioglimento dei ghiacciai all'Aquila, riuniti i massimi esperti in tema di meteorologia. Un appuntamento molto importante durante il quale gli esperti si sono confrontati su strategie future. La notizia importante è che presto anche l'Italia avrà un'agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia, come avviene nella maggior parte degli altri paesi europei. La nuova agenzia è appunto Italia Meteo. La meteorologia è cambiata essenzialmente in due aspetti, relativamente agli equipaggiamenti, ai sistemi e a tutte le attrezzature adottate per effettuare le previsioni meteorologiche, e relativamente al destinatario, l'utente finale, perché l'utente finale adesso è sempre più esigente, giustamente, e i dati meteorologici devono diventare qualcosa alla portata di tutti, affinché ciascuno nel proprio settore, dai trasporti all'agricoltura, allo sviluppo scientifico, abbiano i dati giusti in questo settore. C'è una grande necessità di costruire dei servizi cosiddetti climatici oggi che permettono di potrebbero far fare un salto veramente in avanti al paese, perché viste anche le problematiche che noi oggi abbiamo, cambiamenti climatici che chiaramente stanno acuendo le condizioni di rischio per gli eventi estremi, per i problemi di siccità eccetera, c'è una grande necessità di gestire bene la risorsa idrica, per esempio, di operare bene in agricoltura, ottimizzare il turismo, per esempio, e tanto la produzione di energia, e per far questo è necessario avere il supporto meteorologico. Era proprio, cioè, come CETEMS, la necessità di capire che cosa stanno facendo i due poli, diciamo il polo nascente che è Italia Meteo e l'attuale polo della meteorologia in Italia, anche per in qualche modo indirizzare quello che è la nostra attività di ricerca finalizzata a quella che sarà il futuro della meteorologia in Italia. Quindi questo è un momento di incontro per capire e programmare insieme come nel futuro indirizzare le nostre linee di ricerca. Quindi è proprio una necessità di programmazione futura.